Eccoci qua! Per voi, grande luna, che le lacrime si facevano una volta, le vogliamo preparare insieme. Andiamo! Eccoci qua! Finalmente! Siamo tornati! Il braccino sta guarendo e sabato, ma già mi ha preparato Pasqua. E oggi mi fa una cosa che faceva la nonna mia, un bello cannellone per Pasqua, ah. Ma non un cannellone che non la sfoglia, che la pasta fresca, un cannellone che non la secca, che non la si faceva in dei pastifici, che faceva a mano. E noi lo dobbiamo preparare, a me fa conoscere questo cannellone, no? Infatti. E per questa occasione, ci pigliato un cannellone che fa un pastificio d'agnello. Ah. Eccolo qua, sabato. Guarda qua. Ah, che spettacolo, faccio vedere. Qua, un po' vicino. Vieni qua vicino, guarda qua, sabato. Guarda com'è sottile, com'è bello. I trafili da bronzo, guarda qua, guarda. Già si trova lì. È una garanzia. Guarda qua. Che bello, che bello. Su pastifici tante soddisfazioni, sapete? Sì. Se li vogliono comprare, vanno sul sito. E contattate il pastificio e lo mandano pure a casa. Brava. In tutta Italia per la spedizione. Ma pure all'estero, sapete? Lo mandano pure all'estero. È una soddisfazione su pastificio italiano. È una garanzia, questa garanzia di qualità. Allora vogliamo incominciare questa bella ricetta, Salvatore? Iniziamo. Andiamo. Allora, prima di dire tutti gli ingredienti, la cosa principale, Salvatore, lo sughetto, la pomarolina. Dobbiamo fare un bel ragù stretto. Ma neanche un ragù, è una bella sardinella tirata. Sabato perché da mamma cosciuto cannellone. Ah. E incominciamo sabato, cominciamo a mettere l'olio che sarà vergine. Facciamo una bella sarzulella. Un po' di cipollina, facciamo soffriggere un poco. Un po' di cipollina. Solo la cipolla. Solo la cipolla, sabato, deve essere una sardinella veloce. Guarda che sabato, a bottiglia nostra, come si agosto. Sì, chi non ce l'ha a casa? Chi non ce l'ha a casa, vai in supermercato, piglia o barattolo già passato, di pomodoro già passato. E può usare tranquillamente. Oggi stanno in commercio, stanno tanti bei prodotti di pomodoro del nostro territorio, sabato. Eccolo qua, guarda. Un po' di cipollina. Ma che colore sta salsa, mamma mia. Il fuoco della passione. Bello, diciamo prima. E mo questa qua piano piano. Si deve cuocere, ma non tanto. Mentre voi preparate per il ripieno per il cannellone. Che dici? Sì. A posto? Un po' di sale e via. Allora, sabato, con sughetta mi ha messo a cuocere. Mamma prepara la farcitura con il cannellone. Gli ingredienti sono questi. Carne macinata, mozzarella, ricotta, provola. Ci metto poche provole affumicate, sabato mi piace. Sapore. O pecorini, o parmigiana. Ho fatto un trito, parato, cetena e cipolla per sfumare la carne. Ah, ok. E le uova. Okay. Dopo che vieni anche per sfumare la carne, poi facciamo vedere. Perfetto. Incominciamo a fare la farcitura, sabato. Iniziamo, vieni. Salvato, l'olio extravergine. Nel frattempo mettere un po' qua la situazione, mamma mia, che profumo! Ecco qua, siete la carota e cipolla. Io nel frattempo sto proprio con
il naso con questo profumo. Chissà se ce l'ho proprio sotto al naso, eccola qua, mamma mia. Guarda qua, qua. Sto consolando. Questa qua, Salvatore, noi, questo è un pomodoro che faccio io, no? È già cotto due volte. Allora subito si cuoce. Poi ad agosto gli facciamo vedere. Ad agosto siamo a favore. Come fai le bottiglie di pomodoro? E le potete fare pure a casa, certo. Due alla volta. Ecco qua. Via con il macinato. Macinato di manzo? Di manzo. Un po' di vino bianco, ecco qua. Guardi, a cadere, guarda qua. E questo vediamolo in un recipiente. Pronto? Sì, eccolo qua. Sembra la sassetta, va. Lei va. Ecco qua, quando si è bella fatte belle stritte, mettete in loro niente, così lo fate raffreddare un pochettino per aggiungere tutti gli ingredienti. Salvato, la carne si è fatta fredda, aggiungiamo gli ingredienti. Dai, andiamo. Aggiungere la ricotta. Ricotta. Mozzarella. E va. Provola. Le uova. Via. Pecorino e parmigiano. E carai. Un po' di sale. E un po' di pepe. E amalgamiamo bene. Allora, Salvato, abbiamo riempito la sacca a poche, ma abbiamo riempito i cannelloni. Mettete uno a uno e riempite. Se ci avete il bimbo, questo è un divertimento per i bambini. Bravo. Guarda, via. Via. Tipo cannolo. Guarda qua. Eccolo qua. Falle un'altra, facci vedere. Via. E via. Salvato, la salzurella è pronta, il cannellone è rinuto, ma il varam è un funno. Via! Guarda qua, va! Spettacolo! Abbondanti pomodori, Salvato! Sì, perché questo qua si deve tirare tutto. E vai, tutti a bagno. Guarda, bella salzurella, questa salzurella la nonna, eccola qua, pecorina e parmigiano, e se inforniamo a 180 gradi per 20 minuti. Ok, bella cavolo. Ecco qua, Salvato, il cannellone è pronto. Mamma sta già. La parte qua, più qua, bella. Vieni qua, vieni, guarda qua, va. Mamma mia, che spettacolo. Guarda qua. Mamma mia. Guarda qua, va. È bollente. Ma è bollente. Però è saporito, Salvato. Spettacolo, facci vedere, va. Comunque, provatelo, fatelo e fatemi sapere. Un abbraccio forte e ci vediamo alla prossima.